Teseo e il Minotauro. Tanto tempo fa regnava nell'Attica un re chiamato Egeo. La tradizione ci dice che la città più importante di questa regione fosse Atene, per la quale è opportuno spendere qualche parola in più. Si narra, infatti, che subito dopo la sua fondazione, due divinità si contendessero l'onore di dare il nome alla città. Poseidone, dio del mare, che, sperando di ingraziarsi il favore degli abitanti dell'Attica, offrì il dono per lui più prezioso, il cavallo, e Atena, dea della sapienza e della guerra eroica, che cercò di guadagnarsi il patronato recando a beneficio della popolazione l'albero dell'ulivo. La dea Atena venne dichiarata vincitrice, per cui alla città appena fondata venne dato il nome di Atene. E per placare la collera dello sconfitto dio Poseidone, gli abitanti del luogo edificarono un tempio in suo onore a strapiombo sul mare, da cui era, ed è tuttora, possibile ammirare uno dei tramonti più belli del mondo. Il primo re di Atene fu Cecrope, figlio della dea Terra e fondatore della prima dinastia di regitori della città, il quale, a causa delle sue origini, veniva spesso raffigurato con la parte inferiore del corpo a forma di serpente, animale sacro per i greci, in quanto aveva il privilegio di vivere più di tutti a contatto con la terra. Fondatore della seconda dinastia di regnanti fu invece Erittonio, figlio della stessa dea Atena, di cui Egeo era un pronipote. Egeo regnò su Atene per molti anni, ma il destino per lungo tempo lo privò della gioia di un erede maschio. Per paura di non poter trasmettere il trono ad un suo discendente, Egeo si recò a chiedere consiglio nel luogo più sacro di tutta l'antichità, l'oracolo di Delfi, dove, si diceva, il dio Apollo, protettore della poesia e delle arti, parlava tramite la sua sacerdotessa. Le parole dell'oracolo non vennero comprese da Egeo, il quale, sconsolato, andò alla reggia del re Pitteo. L'oracolo recitava: «Tieni chiuso il tuo odre divino finché non avrai raggiunto il punto più alto della città di Atene, altrimenti un giorno ne morirai di dolore». Il re di Trezene, Pitteo, presentò Egeo a sua figlia Etra e tra i due sbocciò una passione travolgente per cui Etra rimase incinta di un maschietto, che avrebbero chiamato Teseo. Alcune leggende narrano però che in realtà fu Poseidone il padre di Teseo. Egeo, quando scoprì che sarebbe diventato padre, decise di tornare ad Atene. Ma prima di partire, pensò di nascondere i suoi calzari, lo scudo e la spada sotto una roccia e di dire a Etra che Teseo avrebbe potuto presentarsi al padre solo dopo essere riuscito a sollevare la pietra e a riportare al padre gli oggetti. Alcuni mesi dopo, Etra diede alla luce Teseo. Il fanciullo crebbe forte e coraggioso e in breve tempo riuscì a sollevare l'enorme pietra che nascondeva le armi del padre. Solo allora la madre rivelò a Teseo la verità sulle sue origini. Il giovane rampollo del re di Atene decise di mettersi subito in marcia per raggiungere la casa paterna, pur sapendo che il tragitto che lo separava da Atene era infestato da ladri e banditi. Giovane, coraggioso e ambizioso, Teseo decise di andare ad Atene per la via di terra. Si narra che, durante il viaggio che lo separava dalla città paterna, molti furono i briganti che tentarono di sbarrargli la strada, ma senza successo. Giunto ad Atene, Teseo si presentò alla reggia senza rivelare la sua vera identità. All'epoca, un Egeo molto invecchiato era praticamente alla mercé della sua consigliera Medea, una maga molto potente, originaria della Colchide e famosa per una serie di delitti, ma anche per la sua fama di donna saggia e indovina. Medea, sospettosa per l'arrivo dello straniero e temendo di perdere la posizione di potere che aveva ormai consolidato ad Atene, cercò di persuadere Egeo ad uccidere il giovane. Per fortuna, il re riconobbe i calzari pochi istanti prima che Teseo bevesse dal calice di vino avvelenato che aveva preparato Medea. Padre e figlio si riconobbero e finalmente si riunirono dopo tanto tempo, mentre la maga Medea venne esiliata per sempre da Atene. Teseo venne associato al trono del padre e sconfisse tutti i fieri nemici della città, consolidando il potere della sua dinastia in tutta la regione. Ben presto, tuttavia, anche per Teseo venne il momento di confrontarsi con eventi decisamente tragici.
Alcuni anni prima, infatti, era giunto a far visita ad Atene il nobile figlio di Minosse, re della potentissima Creta. Poiché il giovane principe, nel corso dei giochi ginnici organizzati in suo onore, era riuscito a umiliare gli ateniesi in ogni disciplina, Egeo lo uccise, in preda all'invidia. Il sovrano di Creta, Minosse, infuriato per questo terribile oltraggio, aveva dichiarato guerra agli ateniesi e li aveva sconfitti, imponendo loro terribili condizioni. Ogni 9 anni, infatti, 7 giovinetti e 7 fanciulle dovevano essere inviati a Creta per essere offerti in sacrificio al Minotauro, un feroce mostro. La nostra storia, a questo punto, si sposta sull'isola di Creta, dove regnava il potente Minosse, figlio di Zeus e della bella Europa. Minosse era molto devoto a Poseidone, al quale aveva promesso di offrire in sacrificio il toro più bello di tutta l'isola. Si narra, a questo punto, che lo stesso Poseidone fece sorgere dai flutti marini un animale dalla bellezza incomparabile e che il sovrano ne fu talmente ammaliato che decise di sacrificare un altro toro al posto di quello, destinando il dono di Poseidone a suoi armenti privati. Dimenticava, tuttavia, che gli dèi raramente dimenticano o perdonano un torto subito. La vendetta del dio del mare non si fece attendere. La bella Pasifa, infatti, si innamorò perdutamente del toro emerso dalle onde e chiese all'artigiano più famoso dell'isola, l'abilissimo Dedalo, di costruirle una mucca di legno dove nascondersi. Quello stratagemma consentì a Pasifae di ingannare il toro che si innamorò di lei. Dall'amore dei due nacque una creatura deforme ed atroce, cui venne dato il nome di Minotauro. Il corpo gigantesco era quello di un uomo, la testa enorme era quella di un toro. Si nutriva di carne umana ed emetteva terrificanti muggiti. Il re Minosse, inorridito, ordinò a Dedalo di trovare il modo di nascondere quel terribile mostro dalla vista di tutti. E l'abile artigiano costruì attorno alle stanze presso cui dimorava il Minotauro un labirinto, così complicato che era impossibile per chiunque entrare e ritrovare la strada per uscire prima di essere scoperto e divorato da quella povera, ma terribile, creatura affamata di carne umana. Inoltre, per evitare che l'artigiano svelasse il terribile segreto del labirinto, Minosse gli aveva proibito di uscire da quell'edificio, così che Dedalo si trovava a vivere praticamente da prigioniero nella costruzione che lui stesso aveva progettato. L'abile artigiano, però, non si diede per vinto e riuscì a costruire 2 paia di ali con le pene di alcuni uccelli, per poi incollarle con la cera al proprio corpo e a quello del figlio Icaro. Padre e figlio riuscirono a spiccare il volo e furono i primi ad accarezzare un sogno che ha sedotto l'umanità sino ai tempi più moderni. Volare. Dedalo e Icaro riuscirono così a fuggire dal labirinto. Nonostante le raccomandazioni del padre, il giovane Icaro fu talmente inebriato dall'esperienza del volo da dimenticare ogni prudenza. Saliva sempre più su, verso il sole, deciso a coglierne l'incomparabile bellezza come nessuno aveva potuto prima di lui. Disgraziatamente per Icaro, il calore dei raggi del sole sciolse la cera che teneva le ali attaccate alle sue scapole. Il giovane precipitò così in mare e morì. Dedalo, invece, aveva guadagnato la libertà raggiungendo le coste della Sicilia, ma l'aveva pagata cara. Aveva perso il suo unico figlio. Ma è tempo di ritornare al protagonista di questa storia, vale a dire al giovane Teseo, che a questo punto si prepara a salpare verso Creta assieme a 14 giovani destinati al sacrificio. Il vecchio Egeo aveva chiesto al figlio di issare delle vele bianche al ritorno in patria, qualora fosse riuscito a sconfiggere il Minotauro. In caso contrario, le vele da issare sulla barca dovevano essere di colore nero. Teseo salutò il padre con affetto e promise di ritornare vittorioso. I poeti raccontano che, quando la nave proveniente da Atene approdò nel porto di Cnosso, tutti notarono la fierezza e la nobiltà del giovane figlio del re Egeo, che si presentò davanti a Minosse con la dignità che si addice agli uomini impavidi, coraggiosi e dall'animo nobile. Il destino, che spesso aiuta i giovani e gli audaci, venne in soccorso a Teseo, nelle sembianze del dio Eros,
un fanciullo alato che si diverte a sconvolgere la vita delle persone, instillando in loro il germe di un sentimento travolgente: l'amore. Arianna, la giovane e bella figlia di Minosse, si invaghì del principe ateniese e cercò in tutti i modi di trovare il modo di salvarlo da un triste destino che appariva a tutti inevitabile: la sua morte per mano del terribile Minotauro. Ma in realtà, il vero nemico di Teseo era l'inestricabile labirinto, da cui mai l'eroe sarebbe riuscito ad uscire, anche una volta ucciso il mostro. Così Arianna inventò uno stratagemma per salvare il suo amato. Gli donò un gomitolo di filo rosso, famoso come il filo di Arianna, che Teseo avrebbe dovuto srotolare man mano che si inoltrava nel labirinto, così da poter ritrovare la via di ritorno dopo, seguendo il filo di cui Arianna reggeva l'altro capo. E così andò. Il gigantesco Minotauro si parò davanti al giovane eroe e i due iniziarono una terribile lotta, al termine della quale solo uno dei contendenti sarebbe sopravvissuto. Dopo un combattimento fiero e al limite della resistenza, fu Teseo a sferrare il colpo fatale e a lasciare il Minotauro a terra, privo di vita. Dopo la morte del mostro, Teseo fuggì a bordo della sua nave assieme ai 14 giovinetti destinati al sacrificio e portando con sé la bella Arianna. Le leggende che ci vengono tramandate dai poeti a questo punto sono in imbarazzo nel riferirci quanto accadde durante il viaggio di ritorno. Teseo, infatti, sbarcò per una notte nell'isola di Nasso e il mattino dopo riprese il viaggio, abbandonando la giovane Arianna. Nessuno ha mai compreso il significato di un gesto così sconsiderato, che getta sicuramente un'ombra sulla reputazione di un eroe tanto amato. Così la povera Arianna rimase sola sull'isola di Nasso e stava per cadere preda della disperazione quando venne notata dal giovane e allegro Dioniso, che ne fece la sua sposa e celebrò ben presto con lei una splendida festa nuziale. Nel frattempo, giunto in prossimità della madrepatria, Teseo spiegò le vele, ma sfortunatamente si dimenticò della promessa fatta al padre e utilizzò le vele nere. Quando Egeo, che ogni giorno fissava il mare nell'attesa di suo figlio, vide il colore nero all'orizzonte, preso dalla disperazione, si gettò in mare, nell'errata convinzione che suo figlio fosse stato ucciso. Si compì così la profezia e quel mare prese il nome di Mare Egeo. Fine.